Al congresso della Camera di Commercio c'è molto Torino, c'è molto Piemonte, con un gruppo di imprenditori che provano a raccontare questo territorio in giro per il mondo, scegliendo soltanto prodotti di alta qualità e di alto livello, perché è questo che chiede il pubblico internazionale. Ma il pubblico internazionale è chiaramente molto attento a quello che è il Made in Italy. Noi abbiamo questo marchio Made in Italy che a volte è abusato, però in qualche modo è molto forte. Però non sempre siamo in grado di offrire il vero Made in Italy, l'eccellenza vera. Per cui l'intuizione che ha avuto Licia Mattioli qualche anno fa di creare Exclusive Brand Torino, quindi questo marchio ombrello per 15 aziende di qualità, di territorio, è stata un'intuizione vincente, proprio perché ci ha permesso, soprattutto piccole aziende come la mia, artigiani, di presentarsi con un'immagine importante su mercati internazionali, con una proposta variegata. Qua noi parliamo di moda, parliamo di cibo, parliamo di design, parliamo di tante cose, di gioielli, e questo vuol dire che ovunque noi siamo andati abbiamo avuto l'attenzione dei nostri dei mercati ai quali ci siamo rivolti, proprio perché siamo abbastanza unici. Questa è una rete di impresa orizzontale, quindi che coinvolge tanti settori merceologici e riesce ad offrire, come potete vedere qua in questo ambiente che abbiamo creato per il congresso, riesce ad offrire veramente delle cose uniche e di grande livello. Ecco, appunto, vi incontrate qui anche all'interno di questa manifestazione dedicata alle Camere di Commercio di tutto il mondo, incontrate rappresentanti del mondo imprenditoriale, economico, appunto, che arrivano da tutti i paesi del mondo. Che cosa vi chiedono nello specifico quando incontrano gli italiani? Ma nello specifico si aspettano, non chiedono, si aspettano un'offerta di grande qualità. Tu li devi stupire, devi comunque riuscire a trasmettere la suggestione della nostra filosofia, di quello che ognuno di noi all'interno delle nostre aziende cerca di creare, di inventare tutti i giorni. Magari non sempre riuscendoci o non riuscendoci al meglio, però sicuramente con questa volontà e questa passione che per mercati stranieri che non hanno le nostre tradizioni è veramente vincente.